Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Om Ajnana Timirantasya Gyananjana Shalakaya Chakshuro Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namah. Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swamin iti namine, Namaste Sarasvate Deve, Gauravani Pracharine, Nirvishesha Sunyavadi, Paschatya Deshatarine, Vanchakalpa Tarubhyascha, Kripa Sindhubhya Evacha, Patitanam Pavanebhyo, Vaishnavebhyo, Namo Namah, Shri Krishna Chaitanya, Prabhu Nityananda, Shri Advaita, Shri Gadadhar, Srivasadi Gaura Bhattavrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna a tutti, Hare Krishna a tutte. Tutti i devoti, tutte le devote, buonasera, Haribol, benvenuti, Paola Bonetti, Hare Krishna, quindi benvenuti, benvenuti a questo programma serale Srila Prabhupada oggi. Allora, diciamo sempre, ovviamente, che è un giorno speciale, e certamente ogni giorno è speciale. Susukam Kartum Avyayam, Krishna dice nella Bhagavad Gita. La coscienza di Krishna viene eseguita giornalmente in una maniera straordinaria, in una maniera felice, in una maniera meravigliosa. E quindi ogni giorno è un giorno speciale, Susukam Kartum Avyayam, diciamo, no? Allora, oggi è il sabato santo. Quindi è un giorno molto importante, è un giorno di lutto, quindi è un giorno di riflessione, di lutto, di riflessione, perché è Gesù, quindi è stato messo in croce, è Hare Krishna Anna, Hare Krishna Massimiliano, buonasera, buonasera anche a voi, Paola, eccetera. Allora, dicevo, oggi è un giorno molto importante, quindi è sabato 3 aprile 2021, quindi dicevo è molto importante perché celebriamo, quindi si ricorda che Gesù è stato messo in croce. Lorena, Hare Krishna, Haribol, buonasera anche a te, grazie, grazie, grazie per la tua presenza. Quindi ovviamente fa molto piacere, quando ci sono persone intelligenti, quindi persone di un certo calibro che sono interessate alla coscienza di Krishna, anche se ovviamente vedo che tutti voi quindi siete, diciamo, nuovi nella coscienza di Krishna, però è un piacere che nonostante magari manca l'esperienza spirituale importantissima ovviamente della coscienza di Krishna, però c'è un bel desiderio. Quindi un bel appetito spirituale, questo preannuncia un buon futuro. Tachrata dana munayo, Gyana vairagya yutaya, Pashanti atmani chatmana, Bhatya shruti gritaya. Dentro al nostro cuore, Sergio Jacobuzzi, ecco lui per esempio, è un veterano della coscienza di Krishna, Roberto Rossi anche, tanti anni che conosce i devoti. Allora, Hare Krishna, buonasera, Gabriella, buonasera anche a te, Hare Krishna, quindi dal nord Italia, dalla Liguria, da Milano, dalla Puglia, Hare Krishna, almeno abbiamo un grande vantaggio di queste reti di internet che possiamo collegarci e parlare di cose molto importanti. Oggi stavo dicendo sabato santo. Quindi Gesù
è stato deposto dalla croce, quindi è stato messo nel sepolcro. Quindi non possiamo Hare Krishna Roberto, Hare Krishna, carissimo, Haribol. Quindi non possiamo rimanere indifferenti a questi fatti, no? Anche uno può dire, ma noi siamo devoti di Krishna, quindi non seguiamo Gesù. Allora non è esattamente così, non è esattamente così. La realtà è che non possiamo, Haribol Gabriela, Hare Krishna, Hare Krishna, non possiamo rimanere indifferenti. Quindi a questo avvenimento così importante che certamente, che sicuramente ha influenzato il corso della storia. Quindi Gesù non è un personaggio qualsiasi. Alejandro, Hare Krishna anche a te, Haribol, buonasera, Hare Krishna. Allora, stiamo parlando ancora del Sabato Santo, allora quindi Gesù è stato deposto dalla croce. Allora sapete, Alejandro, Hare Krishna, Haribol, sapete ovviamente, sapete qual è il nostro parere come devoti di Krishna? Ovviamente non è soltanto un parere come tutti gli altri pareri, nel senso che questo parere viene confermato, viene stabilito da Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada, che è uno dei più grandi autori, una delle più grandi autorità, soprattutto in campo di conoscenza vedica, Emanuele Hare Krishna Haribol. Quindi noi, questo non va ovviamente a sminuire l'operato di Gesù, non va a sminuirlo, ma va a valorizzarlo, va a qualificarlo ancora di più, perché è molto importante, importantissimo. Quindi quando parliamo di soggetti spirituali, quando parliamo di grandi personalità, dobbiamo sempre corroborare, quindi dobbiamo sempre appoggiare, quindi dare forza alle nostre frasi, alle nostre affermazioni, ai nostri sentimenti, appoggiandoci sulle scritture vediche, non dando semplicemente la nostra opinione. Allora, io vi dico, guardatevi bene da coloro che vi dicono queste frasi. Io penso, io credo. Ovviamente non è che diventiamo dei robot. Noi pensiamo, sentiamo ovviamente, ma gradualmente impariamo a sentire e a ripetere, a parlare e a realizzare la conoscenza che è nelle scritture vediche. Voi immaginate se non ci fosse la Costituzione italiana, voi immaginate se non ci fosse un codice civile o un codice penale, che confusione che viene fuori nelle aule dei tribunali, che confusione viene fuori nel giudicare un misfatto o un reato o un malfattore. Quindi è indispensabile che ci siano delle regole, è indispensabile che queste regole siano accettate da tutti e siano delle regole che sono al di sopra delle righe. Fernando, Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, grazie, grazie della tua presenza insieme ad Anna, una coppia da tanti anni, quindi come si dice collaudata, super collaudata. Questo è molto importante perché uno dei principi di religione in Kali Yuga è avere soltanto una moglie e rimanere sempre con la stessa moglie, con lo stesso marito, è una cosa importante. Comunque, a prescindere da questo, stiamo parlando del grande sacrificio di Gesù. Allora, grande sacrificio di Gesù. Allora, ci sono troppi misteri, ci sono troppe, come dire, troppi dogmi che a volte vengono presentati nelle religioni, e questo scoraggia le persone intelligenti, scoraggia le persone pensanti, le persone riflessive, ad avvicinarsi alla religione, perché generalmente la religione è avvolta dal mistero, è avvolta dal dogma, e a volte è avvolta anche da disonestà, da confusione. E quindi questo genera scoraggiamento, quindi genera ulteriore confusione,
e genera soprattutto disinteresse alle cose di Dio. Allora è molto importante essere in grado di presentare Abhi, Hare Krishna, carissimo Abhi, Franca, Hare Krishna anche a te, buonasera, Haribol. Quindi è importante essere in grado di presentare la coscienza di Dio o qualsiasi formula, qualsiasi principio religioso, è importante saperlo presentare, quindi confermato, rafforzato dalla filosofia, dalla scienza e dalla logica. Allora, queste tre cose sono molto importanti: scienza, filosofia e logica. Quindi queste cose uccidono il dubbio, uccidono il dogma, uccidono il mistero. Il mistero è frutto di ignoranza. Quindi ovviamente non possiamo capire tutto di Dio, ovviamente. Ovviamente non possiamo vedere il sole se non usciamo dalla casa, ma ci sono tanti sintomi che ci fanno capire che è mezzogiorno, quindi il sole splende. Quindi anche se non lo vediamo direttamente, ci sono discorsi logici, ci sono avvenimenti scientifici, ci sono prove che ci fanno comprendere la presenza del sole, anche se non l'abbiamo ancora visto, e magari è mezzogiorno. Nella stessa maniera, l'esistenza di Dio è logica, è scientifica, è pratica, è reale, è filosofica. Allora dobbiamo essere in grado di saperla presentare, quindi non buttare fumo in faccia alla gente. Dobbiamo essere esemplari noi. Dobbiamo dare l'esempio, se parliamo di principi religiosi, dobbiamo essere di esempio. La gente deve sapere che noi siamo tutti di un pezzo. Non diciamo che la carne è debole e poi andiamo predicando la coscienza di Dio e facciamo peggio di coloro che non credono in Dio. Questo non deve esistere. Quindi Srila Prabhupada e Gesù erano esempi di questo. Estrema onestà, estrema chiarezza. Quindi non truffa, una religione autentica, vera, che si basa sulla conoscenza, sull'intelligenza. Quindi noi, devoti di Krishna, seguendo la tradizione vedica che si rifà alle scritture più antiche del pianeta, noi diciamo che Gesù non è morto in croce. Gesù non è morto in croce, ma questo non sta altro che a testimoniare della grandezza di Dio, della grandezza di Dio. A un certo punto Gesù, proprio ieri pomeriggio, quando era sulla croce, quindi gridava e ha gridato delle parole. A un certo punto ha detto: "Oh Dio, mi hai abbandonato." Quindi ha detto questa frase, quindi una frase molto importante, molto potente. Molto molto importante. Perché? Perché il momento era difficilissimo, il momento era tragico, molto tragico. Precedentemente, pensando a quello che stava per succedere in questi giorni, Gesù aveva chiesto se era possibile allontanare questo calice da lui. Perché? Perché era molto 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 velenoso raccogliere tutte le reazioni peccaminose del mondo. È molto pesante, molto 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 difficile. Quindi le reazioni karmiche sono molto pesanti. Non si può scherzare con il karma. Possiamo scherzare e dire tutte le sciocchezze che vogliamo, ma quando il karma si fa sentire, quando c'è un terremoto, quando c'è una pandemia, come adesso, tante teorie non servono a niente. Milioni di persone lasciano il corpo. Quindi non è uno scherzo, non è un gioco, è una reazione karmica. Krishna dice nella Bhagavad Gita: "Daivi esha guna mayi mama maya duratyaya." Duratyaya, questa energia materiale è insormontabile. Qualcuno sarà contro i vaccini, qualcuno dirà che è un raffreddore, qualcuno, tutti dicono quello che vogliono, ma quando il karma arriva, fa tremare tutti. Quindi questo è un dato di fatto. Quindi basta un piccolo virus che uccide migliaia di persone, giovani, vecchi, non c'è età. Ovviamente
chi è già fragile è più probabile, ma ci sono anche quelli che non sono fragili. Quindi il karma è molto potente. Allora Gesù in punto di morte, in un momento così tragico, così difficile, faceva capire dicendo se era possibile allontanare questo calice, voleva far capire che la situazione era molto difficile, ma sia fatta la tua volontà, non la mia volontà. Quindi immediatamente dopo, quindi correggeva, ovviamente non è una correzione, perché Gesù non sbaglia in quello che dice, quindi non è esattamente una correzione, ma mostrava la sua dipendenza da Dio. Ugualmente, quando era sulla croce, nel momento più difficile, ha gridato, Dio mio, mi hai abbandonato. Ma l'attimo dopo Gesù ha detto, rimetto nelle tue mani il mio spirito, quindi mi abbandono a te. Allora questo cosa sta a indicare? Sta a indicare a noi mortali che il momento era molto difficile, che occorreva una tolleranza che nessuno ha mai mostrato. Quindi la tolleranza, il grado di tolleranza che Gesù ha mostrato è estremo. Il grado di amore che lui ha mostrato è estremo. Sono sintomi molto, molto, molto rari. Il terzo canto dello Srimad Bhagavatam, quindi dicevo, parliamo di sintomi. Dai sintomi si riconosce lo stadio di coscienza di una persona. Quindi questi sintomi sono elencati scientificamente nelle scritture rivelate. Quindi bisogna stare attenti a non seguire il dogma, a non seguire i misteri, ma neanche l'impulso, ma neanche la spontaneità. Non possiamo seguire il cuore, non possiamo seguire il cuore. Quindi la scienza, la coscienza di Krishna, l'intelligenza, la logica ci insegna a seguire la conoscenza trascendentale, non il cuore. Il cuore deve essere addomesticato, il cuore deve essere diretto da una conoscenza superiore, e questa conoscenza superiore ci permette di capire esattamente come stanno le cose, senza confusione, senza confusione. Quindi a Gesù non furono spezzate le ossa, non furono spezzate le ossa come agli altri due, perché spezzavano le ossa ai vivi significa che stava arrivando il tramonto, i morti non potevano rimanere non sepolti. E quindi spezzarono le ossa agli altri due per ucciderli, e quindi per metterli nei sepolcri immediatamente. Arrivati a Gesù attraverso i suoi poteri mistici, quindi attraverso il suo grado di tolleranza elevatissimo, elevatissimo, ha mostrato una morte apparente, esattamente come Haridasa Thakur aveva mostrato precedentemente, quindi in una condizione ancora più grave, era stato torturato in maniera ancora più grave di Gesù, in una maniera inimmaginabile, in 21 piazze di mercato, giorno dopo giorno, non soltanto una giornata, una mezza giornata, un pomeriggio, come è successo a Gesù, ma giorno dopo giorno. E Haridasa Thakur, con i suoi poteri, quindi ha ritirato la coscienza dal corpo e il corpo appariva morto. Così Gesù ha fatto apparire un corpo morto, ma non era morto. Quindi è stato deposto dalla croce, quindi è stato messo nel sepolcro e naturalmente, quindi è uscito dal sepolcro e ha continuato la sua predica, le sue attività, perché nessuno può uccidere un devoto del Signore di quel livello. Krishna dice nella Bhagavad Gita, Name Bhatta Pranashati, Kaunteya Pratijani, Name Bhatta Pranashati. E non solo il grande devoto non può essere ucciso, anche se apparentemente sembra che muoia, sembra che sia sopraffatto dalla malattia, ma non è vero. Lui ci fa vedere anche come nella malattia, così come quando era in vita, anche nella malattia è tollerante, trascende i dolori della malattia, della vecchiaia, eccetera. Quindi il Vaishnava ci dà questo esempio. Questo è l'esempio che ci ha dato Gesù. Quindi
Gesù è risorto, nel senso che Gesù non è mai morto, così come non è mai nato. Non è nato come un essere ordinario. Per questo la Madonna è vergine. Nella stessa maniera Gesù non è morto, col suo corpo è venuto e col suo corpo è andato. Quindi è una persona che appartiene al regno divino, non appartiene a questo mondo. Quindi quando il presidente della Repubblica, il re, va in carcere, non significa che è un carcerato, che deve sottostare alle leggi del carcere. Così quando Gesù viene in questo mondo, non è che deve sottostare alle leggi di questo mondo, non è che era soggetto alla fame, era soggetto alla sete, era soggetto ai desideri materiali. Non era soggetto ai desideri materiali Gesù, non era tentato dalla carne. Ovviamente, anche se la natura materiale è molto potente, quindi anche un'anima così elevata come lui deve stare attento, perché non viene sovrastato dalla natura materiale. Per la grazia di Krishna, ma la natura materiale è molto potente. È per questo che lui diceva: se è possibile, allontana questo calice, perché la natura materiale gli stava dando il karma di tutto il mondo. Quindi pensate com'era pesante la situazione. Quindi questa è veramente la realtà scientifica, quindi logica, filosofica, non immaginaria. Questo, ripeto, non sminuisce Gesù. Quindi ci fa comprendere che era una persona assolutamente straordinaria. Quindi descritto nel Bhavishya Purana, la parola Purana significa molto antico, Purana significa molto antico. Quindi già anticamente si conosceva la venuta di Gesù. Gli avatara sono elencati, di modo che non ce ne siano dei falsi. È molto importante questo perché non è che noi accettiamo qualsiasi persona che parla di Krishna, non accettiamo qualsiasi maestro spirituale. Ci sono delle linee di condotta, c'è una maniera per riconoscere la statura spirituale di un vero Vaishnava, di un vero devoto, e smascherare invece qualcun altro che non è così elevato come vuole apparire o come lo fanno apparire altri. Non è che basta dire che uno è devoto di Krishna e automaticamente deve essere riconosciuto. Dobbiamo sapere che Chaitanya Mahaprabhu, che Srila Bhaktisiddhanta, per esempio, Srila Jagannatha Das Babaji Maharaj e anche Srila Prabhupada hanno smascherato molti falsi devoti, soprattutto a Vrindavana. Babaji di Vrindavana, le persone cosiddette molto elevate, che parlano sempre di cose molto intime, parlano sempre di Radha e Krishna, parlano sempre di Radharani, sospettate, sospettate. Quando qualcuno parla così liberamente di cose molto elevate, bisogna sospettare, perché i diamanti non si danno ai porci. Quindi parlare delle gloria del Santo Nome agli infedeli o a coloro che non sono in grado di apprendere le gloria del Santo Nome, questa è un'offesa al Santo Nome. Quindi parlare dei passatempi di Radha e Krishna, parlare di Radharani, Radhe, 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 sentite queste parole, Radhe, Radhe, non abbiamo mai sentito queste cose dai grandi Acharya. Srila Prabhupada, Srila Bhaktisiddhanta, Srila Bhaktivinoda Thakur, Jagannath Das Babaji Maharaj, che era un vero Babaji, Srila Gora Kishore Das Babaji Maharaj, Chaitanya Mahaprabhu, che è Dio la persona suprema, non facevano mai questi discorsi. Non usciva dalla loro bocca Radhe Radhe, Radhe Radhe. Quando sentite Radhe Radhe, state attenti. Qualcuno si sta intromettendo prematuramente in qualcosa che non è facile capire, che la stragrande maggioranza delle persone fraintende. Radharani non è una ragazza qualsiasi, non è una bella ragazza. Radharani è l'energia interna, intima d'amore di Sri Krishna. Quindi è un soggetto molto difficile. Gli angeli hanno paura di andare laddove i demoni, i diavoli, i superficiali, eccetera, eccetera, vanno molto facilmente. Quindi ricordiamoci questa affermazione di Srila Bhaktisiddhanta,
Sarasvati Thakur. Quindi bisogna certificare un vero acharya, come era Gesù, attraverso le scritture. Quando Chaitanya Mahaprabhu è sopraffatto dai sentimenti di estasi, cadeva a terra, Sarvabhauma Bhattacharya, che era un grande studioso, si avvicinava a Chaitanya Mahaprabhu e studiava i sintomi del corpo. Cosa succedeva quando Chaitanya Mahaprabhu sentiva sintomi di estasi? Lui andava con del cotone nel naso e sentiva il respiro, perché è descritta ogni cosa nelle scritture vediche. Soprattutto il Nettare della Devozione descrive perfettamente i sintomi di un puro devoto. Quindi i discorsi che fa, perché Arjuna chiede a Krishna come parla lo Stita Pragya. Stita Pragya significa l'anima realizzata. Nel secondo capitolo della Bhagavad Gita si parla dello Stita Pragya. E Arjuna dice a Krishna: ma tu mi stai parlando dell'anima realizzata, ma quali sono le caratteristiche dell'anima realizzata? Come parla? Con quali parole? Quindi quando qualcuno parla e dice certe parole, come ad esempio, facevo l'esempio, Radhe Radhe o Radha Gandharvika, parla sempre di Radhe Krishna. Radhe Krishna non parla mai di Gornitai, non parla mai del Sadhana, non parla mai di purificare il cuore. Bisogna stare attenti. Allora non si può andare alla scuola elementare e parlare dell'algebra ai bambini. Non sono in grado. Quindi se qualcuno lo fa, dobbiamo sospettare. Se qualcuno pubblicamente, Chaitanya Mahaprabhu, che è Dio stesso, mai pubblicamente, ma nemmeno privatamente, parlava di Radharani, mai. Chaitanya Mahaprabhu, viene molto invocato Chaitanya Mahaprabhu, ma bisogna conoscerlo, bisogna sapere quello che Chaitanya Mahaprabhu ci diceva. Allora, se parliamo di Gesù, dobbiamo conoscere attraverso il verdetto delle scritture sacre. Bisogna studiarle questi libri, bisogna approfondirli. Srimad Bhagavatam, Bhagavad Gita, bisogna approfondirli. E questo è quello che ci ha portato Krishna. La legge non ammette ignoranza. Bisogna distinguere l'oro dal rame, l'oro dall'ottone, sono simili. Ma uno è un metallo nobile, l'altro è un ferro, non è un metallo nobile. Quindi bisogna imparare a distinguere le cose in maniera appropriata. Bisogna andare a scuola, bisogna fare dei sacrifici. Sacrificio adesso, dopo la gioia. Questo era il motto di Srila Bhaktisiddhanta e il motto di Srila Prabhupada. Lavora adesso e la gioia dopo. Non è che vuoi la gioia prima e non lavori mai. Quindi ottieni qualcosa di falso, ottieni qualcosa di carta, non reale. Un castello sulla sabbia, una casa sulla sabbia. Se vogliamo essere seri, dobbiamo comprendere Gesù agli occhi delle scritture. E allora lo comprenderemo sempre di più e diventerà fonte di grande ispirazione per tutti noi. Quindi Srila Prabhupada, quando parlava di Gesù, faceva sempre riferimento alle scritture. Cosa pensi di Gesù? E Srila Prabhupada rispondeva: Nacetasma Manushe Su, Kasci Me Priya Kritma. Krishna dice nella Bhagavad Gita: nessuno mi è più caro di colui che dà la vita per predicare la coscienza di Krishna. Quindi Gesù è un devoto di primissimo ordine, dell'ordine più elevato. Perché? Perché è certificato da Krishna, perché è certificato da Dio, perché è certificato dalle scritture sacre. Non è che qualcuno ci dice: oh, mi è simpatico Gesù, che begli occhi che aveva, che bella barba, era alto, era bello. Sono tutte sciocchezze. Oppure Gesù faceva i miracoli. Altra sciocchezza. Purtroppo la gente è attratta dalle cose esteriori. Se leggete attentamente il Vangelo, Gesù non era interessato a fare miracoli. Insistevano: Rabbi, maestro, guariscimi. Arrivava lo storpio, arrivava il cieco e Gesù andava oltre. E loro gridavano, insistevano. Allora diceva: se proprio vuoi, questa era la risposta di Gesù, se proprio vuoi, alzati e cammina. Ma non sono venuto per questo. Gesù non era un ortopedico. Per curare le ossa si va all'ospedale, all'ortopedico. Per curare la vista si va dall'oculista. Quindi non era un filantropo
che andava in giro a curare i malati, i lebbrosi. Non era questo quello che interessava a Gesù. Curare i lebbrosi, curare i malati ha un senso, ma è limitato. Bisogna curare l'anima del lebbroso, non il corpo. Il corpo morirà comunque, quindi è un buco nell'acqua. Soltanto pensare a curare il corpo di un malato è un buco nell'acqua. Se diamo da mangiare agli affamati, diamo da bere agli assetati, facciamo una cosa buona. Ma Gesù diceva alla Samaritana: se bevi l'acqua che ti do io, non avrai più sete. Quindi se tu dai l'acqua a un assetato, quell'assetato domani ha sete di nuovo. Cosa hai fatto? Hai fatto poco. Hai distribuito un cosmetico su una ferita, un profumo su una ferita, non serve a niente. La ferita sono le attività peccaminose, la mancanza di conoscenza. Quindi bisogna approfondire le cose. Gesù diceva continuamente, non era interessato a queste cose. Lui voleva predicare, voleva portare conoscenza trascendentale e purtroppo non l'hanno fatto predicare, era pericolosa la sua predica. Perché i farisei lo hanno accusato? Perché era pericolosa la sua predica, perché parlava di cose spirituali e loro non erano spiritualisti. Perché Gesù aveva detto sepolcri imbiancati. Cosa significa? Quando ha chiamato i farisei sepolcri imbiancati. Cosa significa? Significa che un sepolcro, anche se lo imbianchi, è un sepolcro. È una cosa tremenda, terrificante. Quindi cosa significa sepolcro imbiancato? Che si presentavano ben vestiti, si presentavano ben eruditi, ma nella loro vita quotidiana non erano come si presentavano. Duplicità, disonestà. Quindi Gesù entrava nel tempio e scacciava i mercanti. Quindi era scomodo, la sua purezza, la sua cristallinità era scomoda. E per questo che non l'hanno accettato come Messia, era troppo scomodo. Stanno ancora aspettando il Messia in Israele. Stanno ancora aspettando il Messia. Io sono stato al Santo Sepolcro e ho constatato questa realtà molto amara. Molto amara, dopo tutto quello che è successo, dopo secoli di storia, ancora stanno aspettando il Messia. Dio ha mandato il Messia e non l'hanno riconosciuto. Quindi una situazione non facile. Ciò nonostante, Gesù è un'anima così speciale, così elevata, che comunque con le sue parole, con il suo sacrificio, ha influenzato il mondo intero. Lo stesso, anche se non è stato apprezzato, riconosciuto nemmeno dai suoi discepoli. Quindi è stata una predica molto difficoltosa. Quindi quello che Gesù ha mostrato è una tolleranza senza limiti, una tolleranza unica. Srila Prabhupada, nostro maestro spirituale, parlava sempre di Gesù quando veniva al punto della tolleranza, l'esempio che gli veniva sempre alla mente era l'esempio di Gesù e Haridas Thakur, ma soprattutto Gesù, devo dirlo francamente. Sono anni che studio e ascolto i discorsi, i libri di Srila Prabhupada e questo traspare molto evidente. Quindi quando Srila Prabhupada parla di tolleranza, Gesù è la prima cosa che gli viene alla mente. Nella Bhagavad Gita, nello Srimad Bhagavatam, nelle sue lezioni, nelle sue conversazioni, nelle sue passeggiate, migliaia e migliaia di ore di conoscenza trascendentale. Quindi, e parlava spesso di Gesù. Allora concludiamo Srila Prabhupada oggi. Quindi Srila Prabhupada sta predicando in America, la situazione è molto difficoltosa, quindi veramente occorreva una grande tolleranza. Quindi se parliamo di Gesù, ovviamente in questi giorni, perché questa è una cosa importante, personalmente non vorrei che fosse trascurata. Lo dico francamente, anche tra i devoti di Krishna, questa cosa non deve essere trascurata. Questa
Perché Srila Prabhupada ha dato attenzione a questa cosa. Quindi non ho timore di dirlo, che qualche volta trascuriamo questo ricordo, questa glorificazione che dobbiamo dare a Gesù. Soprattutto noi devoti italiani, quindi lo ripeto per l'ennesima volta, soprattutto noi devoti italiani abbiamo il debito molto grande. Molto grande, quindi dobbiamo stare attenti a non trascurarlo, perché se trascuriamo queste personalità, Dio non sarà molto contento. Ovviamente, non trascurarle, glorificarle non significa emotivamente, erroneamente, superficialmente imitarle e seguirle senza capire. Quindi dobbiamo rifarci agli insegnamenti dei Veda. Perché Gesù era uno studioso dei Veda, perché Gesù era un conoscitore dei Veda, quindi non ha potuto portare questa conoscenza profondamente, ma lui era perfettamente a conoscenza. Non è colpa di Gesù se non ha potuto predicare come voleva predicare, perché il popolo, gli ascoltatori, l'audience erano veramente squalificati. Quindi era una situazione estremamente difficile, territorio molto difficile, non si poteva mangiare altro che il pesce. Quindi se a un esquimese andiamo a dire di diventare vegetariano, non è un discorso molto intelligente o molto reale, molto realista. Ovviamente dobbiamo capire che se una persona nasce al Polo Nord e diventa un esquimese e non può mangiare altro che pesce, certamente questo è dovuto a un suo brutto karma. Quindi ha meritato questa nascita. Comunque dobbiamo aiutare questi esquimesi, quindi dobbiamo aiutarli, non farli sentire in colpa perché mangiano il pesce, perché non hanno altro da mangiare, però spiegargli e presentargli la coscienza di Krishna di modo che gradualmente poi non rinascono più al Polo Nord e magari rinascono in una condizione dove non sono costretti a mangiare il pesce o addirittura non rinascono più, che è la cosa migliore ancora. Allora, cari devoti, allora concludiamo questa serata. Io voglio dirvi che è molto importante studiare, è molto importante comprendere a fondo. Non dobbiamo seguire l'impulso, mi piace questo o mi piace quell'altro, mi è simpatico questo o mi è simpatico quell'altro. Gli animali seguono l'impulso, gli esseri umani, l'essere umano è fatto per dominare i sensi, per dominare la mente, per controllarla. Controllando la mente, controllando i sensi, si risveglia il nostro vero sé, si risveglia la nostra vera natura e quindi viene fuori la vera gioia, la vera gioia. Perché Gesù non era coinvolto con le cose di questo mondo? Perché? Perché lui sperimentava una gioia totalmente spirituale, superiore. Parandristva nivartate, Krishna dice nella Bhagavad Gita. Quando si sperimenta un gusto superiore, si chiama Parandristva, uno non è attratto a quello inferiore. Non possiamo artificialmente non essere attratti alla vita materiale, al sesso, agli intossicanti, eccetera, al mangiare, eccetera, eccetera. Quando non saremo più attratti? Quando sperimenteremo la gioia che ci compete, la gioia spirituale, quella interna che nasce dall'anima. Brahma Bhuta Prasannatmi, Prasannatma, scusate, na sociati na kankshati. Colui che sperimenta la gioia spirituale non si lamenta mai e non desidera niente, quindi è già soddisfatto in se stesso. Allora ci vuole tempo, ci vuole pratica, noi seguiamo l'esempio di questi grandi devoti. Allora, due cose, chi vuole prendere un appunto, allora due cose sono importanti. In conclusione, due cose ci insegna Srila Prabhupada, ci insegnano Srila Prabhupada e Gesù, due cose. Prima cosa, la conoscenza, quindi sapere perché siamo devoti, perché abbiamo scelto di diventare devoti di Krishna, perché abbiamo scelto di servire Dio invece di servire qualcos'altro, perché abbiamo fatto questa scelta. Conoscenza,
scientifica, e dobbiamo essere in grado di spiegare. Non dobbiamo avere timore, dobbiamo andare in televisione, dobbiamo andare nelle università, dobbiamo andare nelle scuole e spiegare scientificamente l'esistenza di Dio. Io personalmente ho fatto questa esperienza, e per esempio l'ho fatto diverse volte. Un periodo facevo delle lezioni, ero stato invitato, non perché abbia una conoscenza accademica particolare, però un sacerdote, mio amico, mi aveva invitato in un liceo, il liceo Alessandro Manzoni di Bergamo, mi aveva invitato a sostituirlo qualche volta durante l'ora di religione, e io sono andato perché ero un amico, un caro amico, ancora adesso lo sento, era un caro amico, un sacerdote, un parroco di una parrocchia di Bergamo, quindi mi ha invitato Alessandro Manzoni, lui insegnava religione, durante l'ora di religione. E sono rimasti tutti così contenti, i docenti, il preside. Alla fine ci hanno chiesto di sostituirlo, di fare lezioni tutto l'anno praticamente. Ci hanno messo nel programma dell'anno scolastico, al Manzoni. E addirittura sono qui ad Atene e Michalis, si chiama Nama Sankirtana Prabhu, mi aiutava preparando dei dolci buonissimi. Io entravo nelle aule. Entravo a scuola, parlavo con i ragazzi tutti giovanissimi e dicevo a loro: io parlerò 10 minuti, 10 minuti, vi presento questa conoscenza antica scritta in sanscrito. Scrivevo alla lavagna un verso in sanscrito, poi glielo spiegavo ovviamente, non è che buttavamo fumo negli occhi della gente, glielo spiegavo e poi dicevo: ragazzi, io sono qua per voi, due microfoni che girano, senza fili, uno io, uno girava per l'aula, potete fare qualsiasi domanda. Eravamo a Bergamo, se vi piace chiedetemi dell'Atalanta anche, chiedetemi di qualsiasi cosa vi piace parlare, io sono qui a vostra disposizione e vi presenterò tutto secondo la conoscenza vedica, perché nei Veda è spiegato tutto. Il programma è diventato bellissimo, i ragazzi erano molto soddisfatti. Ogni fine ora chiedevano l'ora successiva, e alla fine anche il preside è venuto a sentire le lezioni. C'erano docenti, preside, e vi dico, alla fine si concludeva ogni volta gli ultimi 10 minuti con distribuzione di prasciadam, i nostri dolcetti che facevamo, e cantando. E non vi nascondo che cantavano e danzavano tutti, incluso il preside. Quindi l'arrivo in quella scuola fu un grande successo in quell'anno. Quindi praticamente siamo intorno al 2000, così, 1998-2000, Alessandro Manzoni, liceo di Bergamo. Hare Krishna. Allora, questo per dirvi, perché non ci invitano alla televisione, a un convegno con scienziati, e spiegare scientificamente l'esistenza dell'anima, esattamente come la spiega la Bhagavad Gita? L'esistenza dell'anima, l'esistenza di Dio, perché no? Perché no? Non dobbiamo aver timore, non dobbiamo aver paura. Le scritture vediche, la parola Veda significa vedere. I Veda non ci danno fumo negli occhi. Veda significa aprire gli occhi e vedere. Vedere significa sperimentare. Gli occhi vedono, sperimentano, non immaginano. Quindi Dio non è un'immaginazione. Dio è una realtà, pratyaksha vagamandarmiam, dice la Bhagavad Gita. Vedere, realizzare Dio, vederla tu per tu. Srila Prabhupada diceva, concludiamo così questa serata. Allora, Srila Prabhupada stava discutendo con due devoti, Bhagavat e Tamalkrishna Maharaj. Stava discutendo con questi due devoti e gli ha chiesto se conoscevano un verso in sanscrito. Loro hanno risposto che non lo conoscevano, si guardavano l'un l'altro per vedere chi poteva dirlo, non lo conoscevano. Srila Prabhupada ha detto: perché non leggete i Veda? Perché non leggete? Perché non studiate? Come potete praticare se non studiate e non capite quello che fate? È molto importante, è molto importante. Allora Srila Prabhupada dice: anche io stesso ogni giorno leggo la Bhagavad Gita. Ogni giorno leggo quello che ho scritto. E i devoti lo ascoltavano attentamente, perché
Perché Srila Prabhupada non era un cantastorie. E a un certo punto ha detto: non ho scritto io questi libri dove c'è il mio nome. Srila Prabhupada ha detto: io semplicemente sono uno scrivano. Scusate se parlo un po' forte. Uno scrivano. Questa è la frase che Srila Prabhupada ha utilizzato. È molto importante utilizzare le parole vere che Srila Prabhupada ha detto, non inventarle. Quelle vere, lui ha detto: io sono semplicemente uno scrivano. Quando io mi siedo, Srila Prabhupada ha detto, quando mi siedo a tradurre questi libri dal sanscrito, Krishna viene e mi detta: io sono uno scrivano che ripeto quello che lui mi dice. E quindi dice: anche io imparo leggendo i miei libri, anche io imparo. Quindi non è qualcosa di materiale, non è che Dante Alighieri si siede e scrive un poema, quello è materiale. Ma quando uno spiritualista come Gesù parla, quando uno spiritualista come Srila Prabhupada parla, parla dopo anni di purificazione. Quindi è in contatto con Dio, quindi è in linea diretta con Dio, quindi Dio gli suggerisce cosa dire. È per questo che le parole di Gesù erano così potenti. È per questo che Gesù continuava a dire: in verità vi dico, ripeteva una, due, tre volte: in verità vi dico. Perché diceva così? Perché lui non stava parlando parole di sua iniziativa, non era farina del suo sacco, ripeteva le parole di Dio e quindi diceva: in verità vi dico. Della stessa maniera, Srila Prabhupada diceva: Bhagavan Uvacha. Stesso significato. Krishna ha detto, Krishna dice nella Bhagavad Gita. Quindi è molto importante che non parliamo quello che ci passa per la testa, ma parliamo quello che Dio dice. Dharman tu sakshat Bhagavat pranitam. È soltanto Dio, così dicono i Veda, è soltanto Dio che può stabilire i principi della religione. Né i santi, né i grandi devoti, non sono nemmeno loro che possono stabilire i principi della religione. I grandi devoti come Gesù, come Srila Prabhupada, ripetono ciò che Dio dice. Quindi è una rivelazione, non è un'invenzione. Non è che Gesù andava in giro dicendo quello che pensava, quello che gli passava per la testa, ripeteva strettamente quello che Dio gli diceva. E come facciamo a sentire la parola di Dio? Dobbiamo essere puri. È per questo che Gesù era austero, è per questo che Srila Prabhupada non dormiva la notte, era sempre vigile, perfettamente controllato, non si dava all'alcol, alle donne o alla vita sciocca, superficiale, che annebbia l'intelligenza. Queste attività annebbiano l'intelligenza. Alcol, consumo di carne, una vita sregolata, non dormire la notte, tutto questo rovina l'intelligenza. E quando l'intelligenza è rovinata, di cosa vogliamo parlare? Siamo ubriachi, siamo confusi. Quindi per parlare di Dio bisogna avere la mente chiara. Bisogna andare a dormire presto la sera, bisogna dormire in accordo alle leggi della natura, non dormire quando è giorno, ma dormire quando è notte, quando la natura dorme. Bisogna essere vegetariani, non dobbiamo prendere intossicanti, eccetera, eccetera, eccetera. Una vita virtuosa ci porterà alla vita spirituale. Dobbiamo prepararci per una vita spirituale, come ha fatto San Francesco, che ha lasciato tutto, ha fatto una vita santa. Era un ragazzo ricco, era un guerriero, era un ragazzo che si divertiva con le ragazze, che faceva un certo tipo di vita. Ha lasciato tutto, ha capito che non poteva andare avanti così. Bisogna mettere termine alla vita materiale. Yeshatvanta katam papam jananā puṇyakarmanam tedvandva moha nirmuttā bhajante mam dritavratā. Questo è un verso della Bhagavad Gita che vuole dire: colui che ha messo termine alla vita materiale, lui svilupperà chiara visione, lui comprenderà paśyanti atmanicatmanam, dice lo Srimad Bhagavatam, vedere l'anima e la superanima dentro al nostro cuore, vederli. Ma se non ci prepariamo, non ci qualifichiamo, non saremo in grado di vederle. Ha voglia di dire: mi sembra, è
Quando uno sta naspando, dice: mi sembra, io penso, io credo. Sono tutti annaspamenti, buio. Se vogliamo conoscere la verità, dobbiamo meritarla, dobbiamo purificare i sensi, purificare la mente. Ma questa è una vita bella, non pensate che è una vita di privazione. Uno dice: oh, senza le sigarette, oddio, senza il caffè, oddio, senza divertirmi, oddio, senza sesso, mamma mia, non posso, non riesco. Perché? Perché manca la visione e manca l'assaporamento della gioia spirituale, che è molto più elevata, molto più elevata, molto più importante e consistente di qualsiasi gioia materiale. Hare Krishna, allora carissimi devoti, si sta facendo tardi, quindi grazie a tutti, grazie per la vostra presenza. Allora, l'esempio, due cose possiamo estrarre questa sera. Tolleranza, grande tolleranza. Tollerare anche, cosa significa tollerare? Non soltanto gli insulti, non soltanto la sofferenza, ma tollerare anche quando abbiamo desideri materiali, tollerarli. Il desiderio materiale viene paragonato da Prahlad Maharaj, un grande devoto, al prurito. Prurito. Uno vuole fumarsi una sigaretta, è prurito. Uno vuole avere una relazione sessuale, è prurito. Che cos'è il prurito? Il prurito è una necessità fisica. Ma se tu ti gratti il prurito, è facile che ti sgraffi e viene anche fuori il sangue, e poi tornerà di nuovo il prurito. È una condizione naturale del corpo. Se tu invece togli quel prurito, va via il prurito, va via. Quindi tripyantine akripana, bauducca bhaja. Così diceva Prahlad Maharaj. Yammai tunadi kriyameti sukami tucciam, kanduyanena karayor. Iva dukkha dukkham, diceva, è come due mani che si strofinano. Questa è l'attività sessuale. Due mani che si strofinano, poi c'è il vuoto, c'è l'insoddisfazione dell'anima, c'è l'insoddisfazione dello spirito, di noi, la nostra vera insoddisfazione. Rimaniamo a digiuno. Se non nutriamo l'anima, rimaniamo a digiuno. Se continuiamo, continuiamo, continuiamo a strofinare le mani, continuiamo a soddisfare il corpo non è che va trascurato, non è che uno deve ammalarsi, il corpo va curato, va tenuto sano, va tenuto pulito per un piacere superiore, per qualcosa di meglio. Ovviamente tutto avviene gradualmente, gradualmente. Non diciamo alle persone non sposatevi, non abbiate figli, noi diciamo di sposarsi, di mantenere una sola moglie, di mantenersi seri, eccetera. Non è, la coscienza di Krishna non è contro il sesso. La coscienza di Krishna è contro il sesso illecito, contro il sesso inutile. Però si possono avere figli, si possono avere famiglie, anzi, è molto consigliato. Krishna lo consiglia nella Bhagavad Gita. Soprattutto in quest'epoca così difficile, è meglio vivere in famiglia che fare i falsi rinunciati. È meglio vivere in famiglia e stare con la propria famiglia, con la propria moglie, questo è raccomandato, piuttosto che rinunciare è come tagliarsi le unghie troppo corte. È molto pericoloso e fanno molto male. Allora, grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti per il vostro ascolto, per la vostra presenza. Quindi Srila Prabhupada Ki Jai, Signore Gesù Ki Jai, Hare Krishna, buona serata a tutti, arrivo. Jai Srila Prabhupada, arrivo.